Adesso sono al punto in cui devo dettagliare e riempire il più possibile gli spazi vuoti. Per fare ciò utilizzo qualsiasi cosa mi possa tornare utile. Quindi parto con l'aggiunta di option parts prontamente recastate per questi lavori dove occorrono appunto tanti pezzi. Molle metalliche, milliput, cavi elettrici e quant'altro. Si mette un po' di attack qui. E si incolla, ecco fatto. Lo stesso qua. L'alloggiamento a volte va leggermente modificato per far sì che i thruster ci stiano agevolmente. Perfetto, va bene. Adesso si incolla. Ancora un po' di attack. Adesso qui vado a posizionare questi anche con l'aiuto di un po' di milliput per far aderire bene le due superfici, soprattutto i due materiali. Faccio dei piccoli graffi nella parte posteriore dell'option parts. Per assicurare la tenuta dei tubi bisogna praticare di fori e infilare diciamo, l'anima in metallo che serve per dare forma alla guaina. Quindi praticherò dei fori qui e qui e qui e qui, così che poi verranno incollati. Il foro sarà da un millimetro perché il cavettino metallico è da un millimetro. Mentre aspetto l'essiccazione del millipo dell'altro pezzo, continuo qui il lavoro di riempimento. La tecnica è sempre quella: si prende la guaina, si prende il filo metallico per dargli consistenza e forma, lo si taglia un pochettino più lungo della guaina stessa, così. Si praticano i due fori, uno di partenza e uno d'arrivo, chiamiamoli così.
a protezione dei cavi ci metto questo pezzo qui, che non è altro che un sedile di qualche aereo. Ecco, così. Infatti lo scopo di questa operazione è di coprire e non far capire, tra virgolette, che qui c'è un cingolo di carro armato. Prima di dipingere, ovviamente si darà una spennellata con lo stucco liquido e poi successivamente ancora una passata di spray, stucco spray. Prima di fare qualsiasi operazione del genere, assicurarsi, visto che il lavoro è ripetuto due volte, avere i pezzi doppioni. Se l'attack non dovesse bastare perché è troppo liquido, si può passare a una colla bicomponente. Riempirò lo spazio qui con la cenere, così da fare corpo unico. Operazione può essere fatta anche con il Milliput oppure anche dello stucco poliestere e una spatolina. Ecco fatto. Ecco, il nostro C-Commander comincia a prendere forma. Per fare i cannoncini laser del G-Commander, proseguirò in questo modo. Ecco qua i tondini. Ho gli incastri, sono pronti. Controllo se sono tutti uguali. Direi che ci siamo. Perfetto. Adesso vado a incastrarci il rotino. Ecco fatto. Fantastico. Poi sempre col pancendai prendo una misura che si sposi bene con lo spazio che ho a disposizione. Ecco, per esempio questo va benissimo, quindi ci posso fare un sensorino e anche qua sopra forse farò qualche cosa. E poi da qui si potrebbero far partire dei cavetti, giusto per dettagliare ulteriormente il cannoncino. Infatti il bello dell'autocostruzione è che non si finisce mai di lavorare praticamente. Quando si pensa di aver finito, dopo magari un'attenta riflessione, ci si accorge che ci sono ancora tante cose da fare. E questo è il bello dell'autocostruzione, appunto. Gli attack qui, così. Poi la pinzetta.
Una. Questo lavoro si riallaccia al discorso che avevo fatto all'inizio del tutorial, e cioè quello di non buttare mai niente. Qualsiasi pezzo che si trova, che troviamo, smontando, non so, anche un elettrodomestico e via dicendo, qualsiasi cosa che ci può ispirare, che ci piace, lo teniamo. Poi magari non lo utilizzeremo subito, però posso assicurarvi che prima o poi tornerà utile. E così via.